Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Sono qui di fretta per registrare con voi un video che non avrei voluto fare, vi dico la verità, perché quando ti piace qualcosa è brutto poi ammettere che ci possa essere qualcosa che non va. Però io ho il dovere di raccontarvi quello che è successo. Ho il dovere più che altro perché io qui tendo sempre a portare contenuti allegri, contenuti vivaci, ma adesso mi tocca fare la seria, per onestà nei vostri confronti. Faccio una premessa: chiaramente avrete capito dall'immagine, dal titolo, che si parlerà del brand Overskin, il brand makeup appartenente al gruppo Vera Lab, di proprietà dell'estetista cinica Cristina Fogazzi. La mia premessa riguarda il fatto che chi è qui da tanto tempo potrà testimoniare che sul mio canale ci sono tantissimi contenuti in cui vi mostro i prodotti del brand. Addirittura un annetto fa, forse un anno e mezzo fa, ho realizzato anche un video in cui recensisco tutti i prodotti skincare, body care che ho provato di Vera Lab, di cui sono sempre stata molto contenta. Quindi partiamo dal presupposto che a me è un brand, cioè un brand che mi è sempre piaciuto, è un brand a cui io sono anche affezionata. Sono addirittura andata all'evento dell'estetista cinica a Napoli al tempo che fu. Io ho rispetto per il lavoro degli altri, ho rispetto per chi dietro a questo brand lavora, appunto. Quindi non è facile, sto andando diciamo un po' contro quella che è la mia natura, ma lo devo fare. Quindi questo video è un video di una persona che mette da parte l'affetto in maniera diciamo virtuale per una persona, per un personaggio, per un brand, ma che appunto è rimasta delusa perché c'è una falla nel sistema. E vengo al dunque. Cosa è successo? Sul mio profilo Instagram ieri ho pubblicato anche una foto. Praticamente mi è arrivato un pacco da Overskin, pacco che io ho acquistato, ce l'ho anche ancora qui, questa è la confezione che mi è arrivata a casa. Io ho acquistato le cose di cui vi parlerò, anzi la cosa in particolare di cui vi parlerò. Quando è arrivato questo pacco, l'ho aperto, ho guardato semplicemente che ci fosse tutto quello che avevo ordinato all'interno e l'ho chiuso, mi sono dedicata ad altro, ci sono ritornata dopo un paio di ore per appunto scattare la foto che vi ho messo su Instagram, nella quale ho anche taggato il brand, e per vedere appunto che cosa ho acquistato. Fatemi vedere che cosa ho acquistato. Ho comprato il pennello per l'applicazione del fondotinta. Non il fondotinta, perché sapete che sono in no buy di fondotinta, però mi hanno dato dei campioncini, quindi lo proverò comunque. E la cipria. Mi sono concentrata sulla cipria perché ho visto un sacco di contenuti, diciamo, in cui questa cipria veniva lodata, e quindi io, che sono un amante delle ciprie, una consumatrice di ciprie, mi sono lanciata. Dopo aver scattato la foto, ho preso il packaging e nel momento in cui l'ho preso in mano ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché era troppo leggero. Questo è il pack della cipria, era troppo leggero, cioè io ce l'avevo in mano, dicevo, ma a me non sembra, però poteva anche essere una questione di plastica magari più leggera. Quindi questa è la cipria, è ancora confezionata la mia, nel senso che l'ho aperta ovviamente, però è sigillato il prodotto. Comunque andiamo per gradi, prendo questa cipria, cominciando dalla scatolina inizio a cercare in lungo e in largo, io vi lascerò le immagini, ma non è segnata la quantità di prodotto presente all'interno. Questo è il retro, qui c'è il logo bianco, qui c'è di nuovo il logo, qui ci sono alcune informazioni per lo smaltimento, altre informazioni sulla provenienza, su dove è stato prodotto, ma della quantità, anche qui ovviamente non c'è nulla, della quantità non c'è traccia. Vabbè, sarà una dimenticanza, sarà scritto qui. Prendo la cipria, non c'è scritto assolutamente nulla riguardo la quantità.
che ha messo a fuoco. L'ho anche girata, guardato, non c'è niente. Strano, perché solitamente sui prodotti c'è sempre segnata la quantità, ma va bene. Vado avanti e dico, vabbè, ci sarà scritto sul sito. Vi farò passare qui la registrazione schermo del sito, perché io ho aperto ogni singola finestra, ogni singola, diciamo, collegamento per la cipria, ma anche là non ho trovato questa informazione. Io vi faccio vedere il confronto tra il pack della cipria di Uda, che comunque è una cipria che contiene 20 grammi di prodotto, qua è segnato. Lasciate stare quella di Uda, è a metà perché io ovviamente la sto usando, però guardate la differenza di packaging, cioè praticamente è, non dico che è la metà, ma quasi. Però questo vuol dire niente, insomma, ci sono pack più minimal, ci può stare. Contatto il brand in privato e chiedo la quantità, lascio qui lo screen della conversazione e mi viene detto che questa cipria contiene 3 grammi di prodotto. Ora, là per là, giustamente loro mi hanno risposto, ho ringraziato perché sono stati anche velocissimi nella risposta. Ho dovuto un attimo riflettere su questa cosa perché 3 grammi di prodotto sono davvero proprio pochi, pochissimi, considerato che la cipria costa 25 euro. Facendo un breve calcolo, 25 euro diviso 3 grammi sono 8,3 euro al grammo. Io avevo cercato anche proprio sul sito di Chanel per farci un paragone, ma una cosa molto, insomma, molto semplice, il prezzo della loro cipria in polvere libera. Ripeto, non è questo il punto della questione. Vi spiegherò meglio, però seguitemi nel ragionamento, per favore. La cipria di Chanel Poudre Universelle Libre, qui sul sito è segnato, costa 56 euro. Vi faccio vedere. Vabbè, ma è una informazione che potete tranquillamente reperire anche voi sul sito di Chanel. E la quantità, descrizione, no, non è qui. Informazioni complementari, misura 30 grammi. 30 grammi. Per 56 euro sono 1,08 euro al grammo. Quindi noi abbiamo pagato la cipria di Overskin 8,3 euro al grammo, quella di Chanel 1,8. Però il problema non è questo, vi ripeto, perché io, continuando ad avere rispetto del lavoro delle altre persone, penso che un brand possa vendere i suoi prodotti al prezzo che ritiene più opportuno, perché loro sanno cosa c'è dietro, che lavoro c'è dietro. Il punto dove io voglio battere è la mancanza di trasparenza, perché un consumatore che acquista questa cipria non sa quanta ne sta acquistando, né dal sito né dal packaging. Dal punto di vista di consumatore, del consumatore, quello che io voglio far capire a voi è che al di là del prezzo, che davvero ognuno mette il prezzo che vuole, siamo noi che poi decidiamo se spendere o meno. Quindi al di là del prezzo c'è proprio una mancanza di trasparenza, cioè io ho dovuto cercare le informazioni relative a questa cipria. Io vi metto anche la foto della cipria presa in controluce, però adesso provo a rimetterla, la mia cipria è sigillata, perché non l'ho ancora usata, quindi ve la faccio vedere così com'è. Spero che si riesca a vedere in controluce, forse sì. Comunque io vi metto la foto della cipria messa in controluce. Comunque il packaging più o meno circa la metà è vuoto. Quindi è un packaging molto grande per un prodotto così scarso a livello di quantità. Io la cipria non l'ho provata, quindi questa non è una critica al prodotto. Il video full face sicuramente arriverà. Però prima di arrivare a questo e di salutarvi, vi voglio aggiungere un altro pezzo. Io ho contattato il brand privatamente, sempre appunto la stessa chat, quella del brand Overskin, perché volevo portare a voi un contenuto completo. Volevo che voi poteste avere appunto anche la loro risposta. Mi sembrava il minimo dare anche a loro la possibilità di spiegare, di cercare una soluzione, le scuse, cioè qualsiasi cosa sarebbe andata bene. Il messaggio, ora sono le 13:01, io l'ho scritto ieri sera,
è stato visualizzato 3 ore fa e non c'è stata nessuna risposta. Voglio anche ammettere che magari è sabato, oggi essendo sabato, il team che risponde non è attivo. Può essere, però io non volevo aspettare oltre, vi dico la verità. Se dovessero esserci aggiornamenti, seguitemi su Instagram, vi lascio qui il mio nick e ve ne parlerò lì. Però diciamo che ad oggi io ho scritto questo messaggio al brand e non ho ricevuto ancora risposta. Qualora dovessero esserci novità, io vi aggiornerò su Instagram. Come vi stavo dicendo, la full face overskin arriverà, perché comunque io i prodotti li ho presi, ho diverse referenze del brand che voglio mostrarvi in un video unico e in quel video parlerò di questo prodotto per quello che è. Quindi ho voluto realizzare questo video oggi e non inserire tutto nel video full face, perché oggi diciamo che è uscito un video un po' polemico, del quale appunto mi dispiace anche. Però io voglio portarvi una recensione onesta del prodotto, perché magari, a parte tutta questa polemica, la cipria è buona. Quindi, non, appunto, a parte la polemica, c'è un prodotto che io voglio comunque recensirvi. Quindi diciamo che ho deciso di scindere le due cose. L'ultima cosa, e poi vi saluto davvero, che tengo a dire, è che spero che non si vada ad insultare, a criticare persone che hanno mostrato dei contenuti in cui amano questa cipria. Io stessa ho acquistato la cipria dopo aver visto un video della mia amica Michela Di Maio, che è molto contenta del risultato della cipria. Michela l'ha fatto completamente in buona fede e io penso che la stragrande, se non totale, maggioranza, appunto la stragrande maggioranza se non totalità delle persone che ha mostrato questi prodotti online l'abbiano fatto in buona fede. Davvero, io conosco Michela personalmente, quindi parlo di lei, ma potrei parlare di tante altre persone che ho visto qui su YouTube. Scusatemi, lei ha provato la cipria e ha recensito il prodotto per quello che è, non si era resa conto del problema della quantità. Sono sicura che dopo questo mio video anche Michela uscirà con un contenuto in cui approfondirà la questione. Semplicemente le persone che sanno questo fatto della cipria hanno aspettato che fossi io a dirvelo per prima, perché me ne sono accorta io fondamentalmente di questa cosa. Quindi anzi, io ringrazio tutte le persone che erano a conoscenza prima di questo fatto, ma hanno dato a me il tempo e la modalità, insomma, la possibilità di trovare la modalità più opportuna per parlarvene. Io vi ringrazio se siete rimasti fino a questo punto. Adesso che vi ho parlato di questa cosa mi sento già molto meglio. Spero di essere stata chiara. Per qualsiasi cosa potete scrivermi, vi prego, non insultate neanche me, perché davvero se c'è qualcuno che è appassionato del brand, quella sono io, quindi sono io in primis ad esserci rimasta male. Però io sono fiduciosa e spero che il brand magari lunedì, che è un giorno lavorativo, abbia tempo di rispondermi, abbia modo e tempo di rispondermi e di trovare appunto una spiegazione, se c'è una disattenzione da parte loro. Ecco, io penso che nessuno sia da condannare. Diciamo che quello che penso io è che l'importante è fare chiarezza. Vi saluto e vi aspetto in un prossimo video.